Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi, come avrete sicuramente letto dal titolo, di un nuovo manga che si intitola The King of Balls. Ok? Chiaramente non è niente di troppo strano. È lui che è bravo con le palle, però con queste palle, ok? Ragazzuoli, chiaramente non vi spoilererò tutto il volume. Ci sono delle cose che vi dirò, altre cose starò zitto apposta perché voglio che magari lo leggiate voi. A me non è dispiaciuto, devo dire la verità, probabilmente prenderò anche il secondo per vedere com'è. Di solito lo sapete, no? Quando un ragazzo è accerchiato da delle ragazze succedono sempre cose strane, gli vanno con le tette, col culo, quelle cose di sempre in faccia. A lui, anche se succede, se ne frega il cazzo e passa il treno. Lui se ne frega il cazzo e passa al treno. Lui vive con una sua compagna di scuola, che sono amici di infanzia, chiaramente ci sono in tutti i manga, e questa compagna di scuola passa al treno sopra la compagna di scuola. È una compagna normalissima, la classica compagna magra, senza tette, senza culo, senza niente, e cerca in qualche modo di smuoverlo. Cioè, ci sono delle scene... Gli mette il culo in faccia una volta e si fa vedere, cioè vuole che lui gli guardi il culo, quelle cose lì, lo tratta come un porco, ma lui non lo è. Lui veramente se ne frega il cazzo in maniera incredibile. Lui l'unica cosa che ha in testa sono le sfere, le palle, i numeri. Lui è un matematico fisico, sa fare un sacco di cose. È lì che sta guardando dei giocatori di baseball che giocano, sta lì per tantissimo tempo, per tante ore. A un certo punto finisce la partita, vanno via tutti, lui però rimane ancora lì. Vede una palla, la prende e in un secondo fa il giro del, come si chiama, diamante? Il diamante del campo da baseball. In un attimo. Vi fa capire che è anche molto atletico, oltre che bravo a sfruttare le palle. Detta così è terribile, però è vero. Quindi si vede che prende questa palla, poi va verso casa tranquillamente e se la fa passare intorno alle mani, vola di qua, la lancia, fa 5-6 rimbalzi e gli ritorna in mano, per farti capire che la sa sfruttare, le sa sfruttare, perché non solo quella da baseball. Mentre lui fa queste cose c'è il capitano del club di baseball che aveva visto tanto lui che faceva la corsa nel diamante, poi quello che ha fatto per la strada per tornare a casa e ci rimane. Il nostro re delle palle vede una ragazza che, non dico aggredita, ma comunque infastidita da tre persone, da tre ragazzi. Lui interviene. Questa ragazza l'avevamo già vista in precedenza, era una ragazza con le zinne dalla Madonna e lui non era interessato alla ragazza ma alle zinne, nel senso, visto che sono sferiche era interessato a quello. Lui c'ha solo quello in testa e sfruttando la palla da baseball che ha riesce a metterli fuori gioco tutti. Come ho detto ragazzi, non è solo bravo a usare la matematica, la fisica, è anche molto atletico, c'ha un fisico della Madonna. Questo ancora non sappiamo come se lo sia fatto, perché chiaramente non te lo possono dire tutto nel primo volume. Però c'è ancora un fisico della Madonna, viene picchiato come se non succedesse niente. Accompagna la ragazza a casa e gli dà la palla. Sporca di sangue, però gli dà la palla. Tieni, questa palla era destinata a te. Vabbè, solite cose. E lui va a casa, la ragazza anche. Quando va a casa, come vi ho detto, lui vive con la sua compagna di classe, quella senza tette, senza culo. E lei, Madonna mia, gli mette il culo in faccia, cerca in tutti i modi, di qua e di là. Ah, guarda, ho preparato questa roba da mangiare per te. I noodle che si comprano al negozio. Non hai preparato, li hai comprati e hai fatto quello che devi fare e me li hai dati. Ho preparato questa roba da mangiare. Lei, allora, non si vede, nel senso, cioè, ancora non te lo fa capire, ma probabilmente lei è innamorata di lui. Questo poi, immagino, si scoprirà più avanti. Ma non mi interessa, nel senso, sinceramente, adesso come adesso, a lui non interessa, non interessa manco a me. Qui noi scopriamo che lui di notte fa un sogno particolare. Vede un uomo insanguinato che gli chiede aiuto e lui non può fare niente. Scopriamo poi, più avanti, che quell'uomo è suo padre. Allora, non ci dice che la persona nel sogno è suo padre, però cazzo, ci fanno vedere suo padre, ci fanno vedere quell'uomo, sono la stessa persona, chi cazzo sarà? Lui ragazzi vuole fare una cosa, infatti per colpa di questa cosa si sta allontanando sempre più dal mondo reale, quindi parlare con le persone se ne frega sempre meno e pensa solo costantemente alla fisica e alla matematica. Lui vuole riuscire a piegare il tempo. Arriviamo ragazzi a qualcosa di un po' più leggero. Il capitano del club di baseball lo sfida. Praticamente lui lancerà la palla e il nostro protagonista deve riuscire a ribatterla. Questo è. All'inizio non vuole, però alla fine accetta.
Perché lo sfida? Perché il nostro protagonista, essendo il king delle palle, è il king anche del baseball. Comunque potrebbe fare qualsiasi cosa anche del baseball. E chiaramente al capitano sta cosa non sta bene, vuole essere lui. E lo sfida per questo. Si vanno a sfidare sul tetto della scuola, visto che il re delle palle è sempre lì. E cosa fa? Allora, praticamente, il re delle palle con la mazza da cricket deve ribattere le palle che lancia il lanciatore, quindi il capitano. Prima palla non la vede neanche. Secondo lancio vede che è una palla curva, però prova a colpirla, ma è un colpo speciale, la palla si muove e non riesce a colpirla. Gli dice: ok, adesso ti faccio vedere pure io quello che so fare con i miei calcoli. Quindi si toglie gli occhiali da sole e dal di lì noi vediamo che lui, qualsiasi cosa vede nel suo campo visivo, ha un calcolo. Quindi tutto ha un calcolo. La palla c'ha un calcolo, le persone c'hanno un calcolo, il gatto c'ha il calcolo, le altre donne c'hanno i calcoli, tutto, qualsiasi cosa. Il capitano lancia la terza palla e lui dice: ok, se io la colpisco in questo modo, la palla finisce in faccia alla donna che c'è dietro il lanciatore e la ammazzo. E quindi non posso colpirla in questo modo. E quindi cosa succede? Deve cambiare la posizione della mazza e colpirla in un modo diverso. La riesce a colpire, la manda sempre dietro al lanciatore, anche lo ferisce anche qui al viso, e diciamo vince con questo colpo. È riuscito a cambiare posizione facendo un calcolo velocissimo in una frazione di secondo. Così i ragazzi ci fanno anche capire la bravura del protagonista, oltre che alla matematica, alla fisica e tutto il resto. Quindi è bravo in praticamente tutto, quasi, tranne alle donne perché non gli interessano. Però per il resto è molto bravo. Però, come ho detto prima, quello che lui vuole realizzare è una cosa quasi impossibile, però lo sta allontanando dalla vita normale, dal mondo. Prima di chiudere il video vi voglio dare la mia valutazione. Non mi è dispiaciuto affatto, però non lo reputo, chiaramente ancora dal primo volume, un grandissimo manga. Non è brutto, ma non è neanche tutto sto granché. Raga, se volete provarci, prendetelo. Però non mi sentirei di consigliarvelo al 100%. Quello assolutamente. E niente ragazzi, il video ve lo concludo qui. Spero vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, chiaramente pollice in giù. E bella.